Salve a tutti, seconda domenica tempo di avvento. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Nella lettura di Isaia si parla di una liberazione riferita a un tempo storico preciso, quando il re Ciro conquistò Babilonia e era un re magnanimo e diede agli ebrei, che allora erano stati deportati appunto in questa terra straniera, la liberazione, diede loro la possibilità nel 538 con un editto, 538 avanti Cristo ovviamente, con un editto di ritornare nella loro terra. E non solo, gli diede anche tutti gli averi, tutti i beni che potevano prendere per poter ricostruire non solo la Gerusalemme, la città e tutto i dintorni, ma il Tempio soprattutto, il Tempio che era stato distrutto, quindi la ricostruzione del secondo Tempio dopo l'esilio babilonese. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Il Vangelo di Marco pure ci parla di una liberazione, ma liberazione da cosa? Liberazione dalla schiavitù del peccato. Quindi per Israele non è una novità l'essere liberati, in quanto Israele è nato come un popolo oppresso, schiavizzato in Egitto, è stato liberato da Mosè, poi è stato di nuovo deportato in Babilonia,
E poi anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale è ritornato nella sua terra da dove era fuggito, almeno in buona parte, non tutti, ma buona parte, dopo la distruzione del Tempio da parte dei Romani nel 70 d.C. La liberazione invece che ci porta il Vangelo di Marco, che inizia proprio direttamente, come dicevamo l'altra volta, senza parlare dell'infanzia di Gesù, direttamente dalla venuta di Gesù, è la liberazione dal male, dal peccato. Quindi, per Israele, che attende ancora il Messia, che è un liberatore definitivo, perché Israele ha vissuto le liberazioni, ma le ha vissute in parte, perché poi dopo una liberazione c'è stata una nuova oppressione, diciamo, è come la morte nostra, come la risurrezione di Lazzaro. Lazzaro fu risorto per venire di nuovo. Invece la liberazione che porta Gesù è una liberazione definitiva, che comincia già su questa terra. E per Marco, anche se Gesù parla e dice: convertitevi, il regno di cielo è vicino, e quindi evangelizza, diciamo, porta una buona notizia, perché evangelizzare questo significa portare una buona notizia. Per Marco la buona notizia è Gesù, è il Verbo, Gesù stesso è il Verbo di Dio. Bene, nel Vangelo di Marco, che anche questo, così come qualche pezzettino finale della lettura di San Paolo, c'è sempre questo riferimento alla fine dei tempi. Ma in San Paolo è più evidente. In Marco, a un certo punto, ascoltiamo l'Evangelista che racconta di San Giovanni Battista, e che si riferisce a Gesù: chi verrà dopo di me, io vi battezzo con l'acqua, lui vi battezzerà con il fuoco. Notate, quindi escatologia anche qua, fine dei tempi anche qua. E io non sono degno, dice il testo italiano, di sciogliergli i legacci, di chinarmi per sciogliergli i legacci dei sandali. Il testo greco dice huk, se non ricordo male, i kanos. Non sono sufficiente, non sono abbastanza. Quindi praticamente stabilisce una differenza tra il perdono dei peccati, la rimissione dei peccati del bagno rituale ebraico che lui sta operando di qua, e il battesimo vero che Gesù fa, che non è quello che lui subisce. Gesù non viene battezzato come siamo stati battezzati io e Nicola e tutti quanti i cristiani del mondo. Gesù attraversa il Giordano come Giosuè, prende possesso del regno come il popolo di Israele dopo l'esilio dall'Egitto che Nicola ha citato. Questa lettura è una lettura, come tutto il Vangelo, estremamente stringata, semplice, diretta, ma all'interno c'è tutto. Già in questi primi versetti, questo è il Vangelo di Gesù, questo è il figlio, eccetera, eccetera. Noi vediamo tutto il che. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. C'è tutto il kerygma. Già il kerygma sarebbe l'annuncio di salvezza che Gesù porta agli uomini. Volevo farvi riflettere su una parte che probabilmente non leggeremo, ma ascolterete in chiesa sicuramente, che è il Salmo. Il Salmo che segue la lettura di Isaia, che invoca ancora la venuta del liberatore di Israele, parla di pace e di giustizia. In qualche modo è legato a questa visione finale della venuta di Gesù, l'ultima, quella del giudizio, perché non ci può essere la pace senza la giustizia. Esatto. La pace senza la giustizia è un perdono senza significato, e la giustizia che non provoca la pace è la fonte di nuove guerre, di nuove difficoltà. Il Salmo dice giustizia e pace si Si baceranno. baceranno come diamanti. Esatto, questo è quello che dice il Salmo. Ed è una riflessione che dobbiamo fare in questi tempi, no? In cui noi vediamo un'umanità impegnata in guerra in quasi tutto lo scacchiere mondiale. E al di là dei torti e delle ragioni dell'una e dell'altra parte, perché ci sono sempre torti e ragioni dell'una e dell'altra parte, quello che resta è l'odio. Si
si fa per avere la giustizia, quella che crediamo la giustizia. Voglio la giustizia, voglio che Hamas sia punita gli ostaggi liberati. E nel frattempo, come la facciamo questa giustizia? Senza la pace. Quello è il problema. Vabbè. Un'ultima parola su, ancora su Isaia, che è un passo molto bello, che andrebbe letto ogni volta che ci sentiamo in difficoltà, poi ci sentiamo un poco giù di corda o addirittura depressi, se non disperati addirittura. Inizia con questa parola: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto la mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Questa consolazione, infatti questo libro di Isaia, la seconda parte del libro di Isaia, tra i capitoli 40 e 55, che probabilmente, anzi sicuramente non l'ha scritto Isaia stesso, ma un suo discepolo, il 200 anni dopo, parla di consolazione. Tutti abbiamo bisogno di consolazione. E stando a questa ultima frase che vi voglio leggere di questo amico Daniele Garota, lui dice: Dio alla fine si rivelerà e ogni uomo lo vedrà, verrà con potenza e ci consolerà, riprendendo Isaia. Dobbiamo stare pronti però con animo aperto, come quando si va a fare visita a un ammalato, perché anche Dio potrebbe avere tanto bisogno di essere consolato. Ecco, forse pensiamo a questa bella idea, questo sogno di un Dio che è come un padre, un po' abbattuto anche lui, un po' sfiduciato, anche vedendo questo mondo, quello che stiamo combinando, no? Anche verso il creato, verso il nostro pianeta, l'unico che abbiamo, forse anche lui ha bisogno di consolazione. Volevo dire un'ultima cosa: noi da domani, rispetto al momento in cui stiamo registrando, 8 dicembre tiriamo fuori l'albero di Natale, il presepe, no? Ci stanno queste diatribe che vediamo anche sui social sul presepe. Ebbene, dobbiamo pure riflettere su quello che dice Isaia a proposito del presepe, perché il presepe è una citazione di lui: quando tutti gli uomini verranno al Signore, ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno gli antichi ruderi. Il presepe in realtà non è affatto una cosa non pensata nella tradizione cristiana, è piena di segni, di simboli, di significati, e magari delle prossime volte rifletteremo su alcuni. E vi auguriamo una buonissima domenica. Prima ci augurate buonissima domenica, buone settimane. Vi ricordiamo sempre che venerdì alle 19 nella parrocchia di Rione Mazzini, Maria Santissima di Montevergine, ci incontriamo per riflettere ancora di più su queste idee, questi spunti che abbiamo dato in questi pochi minuti. Alle ore 19. Ore 19, venerdì 8 dicembre. Buona serata a noi e buona domenica a voi quando ci vedrete.